L'Avezzano per rialzarsi dalla sconfitta di Giulianova e proseguire la marcia in testa alla classifica. Sulla via del riscatto, un Casalbordino rivitalizzato dalla sessione di mercato e reduce dal successo contro l'Alba Adriatica, che ha interrotto la serie negativa di 9 partite senza vittorie. Torti rinuncia dal primo minuto a Di Gianfelice Lombardo e rilancia albanese Puglielli. In avanti maglia da titolare per Pendenza e Dos Santos, con Braghini sulla tre quarti e Bisegna mezzala. Nel Casalbordino senza Mangiacasale, 3-5-2 completato dal tandem Salghero e Regner. Il primo a scattare dai blocchi è Braghini, che si libera ma spara sull'Alic. Col passare dei minuti sale Casalbordino, i casalesi pressano e soffocano il palleggio dell'Avezzano. Al 22esimo dormita difensiva dei marsicani, da un lancio dalle retrovie Regner controlla indisturbato ma trova l'opposizione di Venditti. Nel momento di maggior difficoltà l'Avezzano passa in vantaggio, Pendenza recupera palla, serve Braghini che pesca l'angolino vincente, porta i suoi sull'1-0. Al 32esimo arriva però il pareggio del Casalbordino, albanese tocca di mano sul tentativo di Della Penna, nessun dubbio per Cavacini di Lanciano che assegna il calcio di rigore. Dal dischetto va Salghero che spiazza Venditti e fa 1-1. Nella ripresa parte forte l'Avezzano, ancora con Braghini che apre le porte a Bisegna, conclusione sporcata che termina tra le braccia di Lalic. All'11esimo arriva l'occasione più ghiotta per Dos Santos, che arriva tu per tu con Lalic ma si fa ipnotizzare dal portiere e spreca la palla del vantaggio. Torti inserisce Lombardo e Cancelli per Puglielli e Pendenza, il passa 4-2-3-1. L'ex notaresco si fa vedere con una conclusione tutta potenza che Lalic si ritrova tra le braccia. Alla mezz'ora altra chance Avezzano, da piazzato Bisegna centra l'incrocio, sulla ribattuta arriva Donatangelo che si coordina male, spara in curva, 60 secondi e torna ad accendersi Cancelli che apre per Besana che scarabocchia tra i mugugni del De Marzi. Al 38esimo arriva però l'episodio che cambia il volto alla partita, da una traversone di Lombardo Bonassia tocca con il braccio, stessa decisione del primo tempo per il direttore di gara che indica il dischetto. Dagli 11 metri va Dos Santos che fa 25 in campionato e consegna 3 punti di platino all'Avezzano che allunga in classifica più 4 sul Giulianova fermato dall'angolana. Mister, una partita sofferta, la vittoria è arrivata nel finale, è arrivato anche il pareggio del Giulianova, questo certifica la pesantezza di questi 3 punti. Sì, sofferta lo sapevamo, andavamo a incontrare una squadra che veniva da 2 ottimi risultati, una squadra completamente stravolta rispetto all'andrata, con dei giocatori importanti dentro questa squadra, e penso che la vittoria sia meritata perché noi ci abbiamo creduto sempre fino alla fine. È ovvio che il pareggio di Giulianova, come si dice, è una mano santa, no? Però mancano ancora 11 battaglie, io l'ho detto. Domenica ci sarà un'altra battaglia a Ponte Romano, un campo difficilissimo, dove è impossibile giocare. Però noi dobbiamo andare là da capolista come abbiamo fatto oggi, con questa mentalità, abbiamo sempre creduto nella vittoria e alla fine ci siamo riusciti, devo dire bravi ai ragazzi perché sono stati bravi, veramente bravi. Secondo tempo, anche con le due sostituzioni di Cancelli e Lombardo, sicuramente si è visto un Avezzano più propositivo. Nel primo tempo però siete andati molto in difficoltà, soprattutto con il loro pressing, soprattutto in avvio di partita. Poi il vantaggio è arrivato paradossalmente nel momento più difficile per voi. No, il primo tempo è stato molto equilibrato perché noi sapevamo che loro venivano a pressarci, però noi abbiamo anche un'identità, cioè difficilmente riusciamo a buttare la palla, perché poi che succede? Se ci abbassiamo per costruire poi non riusciamo a andare sotto punta per cercare di confezionare una giocata, per cui noi, la nostra mentalità è quella sempre di giocare e questo l'abbiamo fatto sempre. È ovvio che i due innesti, Cancelli e Lombardo, sono stati, e ho allargato Braghini proprio perché per cercare proprio di allargare la loro difesa, perché loro giocavano con 5 difensori e 3 difensori fissi dietro, e penso che le cose sono andate molto molto bene, perché oltre al rigore ci sono state anche almeno altre 3-4 occasioni clamorose che non siamo riusciti a far gol, per cui dobbiamo continuare, ci godiamo questa vittoria e da domani già cominciamo a pensare a Ponte Romano. Un'ultima domanda, ha parlato di identità, anche carattere, no? Perché rialzarsi dopo la sconfitta di Giulianova, insomma, era quello che lei chiedeva alla sua squadra. Sì, perché a Giulianova gli ultimi 25 minuti non abbiamo giocato perché siamo andati dietro loro. Questa è una squadra, la nostra, la mia, che è andata sotto tante volte e tante volte è riuscita a ribaltare perché c'era un carattere, una forza d'urto importante. E invece domenica scorsa questo non l'abbiamo fatto perché ci siamo, come si dice, lasciati trasportare, insomma, dal Fadini, che era diventata una bolgia. Per carità, loro ovviamente vincevano e hanno portato a casa la vittoria in tutte le maniere, no? Però la mia squadra quei 25 minuti non ha giocato più e si è innervosita, e noi questo non dobbiamo farlo. Io anche oggi il primo tempo gli ho detto state tranquilli, sereni, pensiamo a giocare, perché la partita dura 90 minuti, quindi possiamo sempre fare gol alla fine, e tanto è stato, loro sono stati tranquilli e hanno giocato sempre,
siamo andati destra, sinistra, con Besana, con Lombardo, con Bisegna, cioè tante situazioni pericolosissime. E alla fine è venuta questa vittoria, ripeto, come ho detto prima, meritata.